29 e 30 giugno 2024, San Colombano di Colio Valtrompia, siamo per la celebrazione dei 100 anni di fondazione del gruppo alpini di San Colombano di Colio Valtrompia e contemporaneamente siamo anche per festeggiare il comune, la comunità locale di San Colombano con i 100 passi di gusto, tradizionale modifica dei due passi di gusto ormai diventata una realtà tradizionale. Con noi Claudio Turati, consigliere sezionale della sezione alpini di Brescia, che oggi ci guida in questa nostra giornata importantissima dal punto di vista delle penne nere, ma soprattutto della comunità locale e non solo. I festeggiamenti sono iniziati sabato 29 giugno. Festeggiamenti, ricordo, però con una serie di importanti appuntamenti. Siccome oggi è domenica, l'inizio della giornata, chiediamo a Claudio Turati, ieri, sabato 29, che cosa è successo, che cosa avete fatto? Ieri pomeriggio abbiamo dato inizio a questa bella cerimonia, a questa bella manifestazione con lo scoprimento di un cippo davanti alla sede degli Alpini di San Colombano dedicato ai 100 anni del gruppo che finalmente dopo 6 mesi di preparazione siamo arrivati al dunque. La madrina è stata colei che ha scoperto il cippo dedicato appunto ai 100 anni degli Alpini di San Colombano con la presenza anche del coro di Lubiara che sono gemellati con il gruppo di San Colombano da almeno 30 anni. Questo per ricordare il Don Giovita che era amico di tutti e due i gruppi, sia di Lubiara che di San Colombano. Finita lo scoprimento del monumento abbiamo reso anche l'onore ai 100 anni appunto a tutti i capigruppo portando dei fiori al cippo. Di seguito abbiamo cominciato la sfilata scendendo verso la chiesa e prima ancora verso il monumento di Don Giovita Casali, che dobbiamo ricordare che a Colio è stato qui 36 anni, è stato il suo secondo mandato, ha fatto 10 anni alla Bassa come curato e poi è venuto a San Colombano, è rimasto qui per 36 anni fino che ha mancato purtroppo. Allora gli alpini di San Colombano insieme con la popolazione hanno pensato di fare un bel monumento che è lì da vedere e questo è stato fatto in collaborazione sempre con tutti quelli di Lubiara, gli alpini di Lubiara di cui sono gemellati quelli di San Colombano. Arrivati lì al monumento, mentre abbiamo fatto l'omaggio floreale al monumento, il coro di Lubiara ha cantato Il Signore delle Cime appunto per il ricordo di Don Giovita. Finito questo siamo entrati in chiesa e il gruppo si è preoccupato di omaggiare alcuni personaggi, specialmente i parenti dei capigruppo che sono passati nell'arco dei 100 anni. Siamo riusciti a fare una bella cerimonia, è stato consegnato il crest a tanti nipoti o pronipoti addirittura e figli purtroppo non ce ne sono più, però dopo siamo arrivati anche a quelli un po' che abbiamo conosciuto tutti, tipo il Silvio che attualmente è ancora capogruppo onorario, poi siamo arrivati anche al capogruppo attuale che è Alberto Cantoni. Finito questo abbiamo seguito la messa celebrata dal nostro cappellano tenente colonnello Don Lorenzo Cottalli, che ormai fa parte della nostra famiglia e anche oggi sarà qui per celebrare la Santa Messa. Finita la Santa Messa, per una mezz'oretta, tre quarti d'ora, il coro di Lubiara ci ha intrattenuto ancora in chiesa con delle cante veramente che per noi bresciani sono un po' strane, un po' diverse dalle solite che noi sentiamo, ovviamente condite con tante cante che già conosciamo anche noi. Quindi questi tre quarti d'ora passati in un attimo con una bravura strepitosa di questo coro e alla fine siamo usciti per portarci a un piccolo rinfresco e qui la cerimonia della giornata di sabato si è conclusa.
ci siamo dati appuntamento per questa mattina e adesso questa mattina stiamo per cominciare. Appunto, siamo qui in un posto dove c'è l'ammassamento, quindi tanto per stare sugli orari sono le 9.30 di mattina. Che cosa succede poi nel corso della giornata? Allora, come di solito le nostre manifestazioni incominciano sempre con un ammassamento, che è un luogo dove ci si trova tutti, che sarà poi il luogo della partenza per la sfilata. A un certo punto noi andremo a fare questa sfilata partendo sempre appunto da qui, in questa località che si chiama Cantù. Siamo qui sulla strada che ci porta al Maniva, e dove gli alpini di San Colombano hanno preparato un rinfresco per tutti gli invitati, per tutti coloro che passano di qua e si preparano per la manifestazione. Cominciamo a vedere tantissima gente e questo fa molto piacere a tutti noi alpini specialmente, ma in particolare al gruppo di San Colombano, che non manca mai a nessuna manifestazione, e di conseguenza diciamo che la presenza reciproca di tutti gli altri gruppi è anche doverosa sotto certi punti di vista. Poi oggi come oggi, con questo tempo, è bene venire a San Colombano, perché in Alta Valle Trompia si sta sempre bene in tutto il periodo estivo. Cominceremo alle 10:30, cominceremo la sfilata, ci metteremo in fila ovviamente secondo i nostri carismi, i nostri ordini. Seguiremo la fanfara di Lodrino, o meglio la banda Santa Cecilia di Lodrino, che è già abituata a condurre gli alpini in tutte le manifestazioni, persino anche a quelle nazionali, per cui siamo in buone mani per quanto riguarda il passo alpino. Arriveremo poi verso la chiesa e poi scenderemo nella piazza Santa Barbara per celebrare la Santa Messa, che ovviamente sarà celebrata ancora dal nostro cappellano Don Lorenzo Cottali e condecorata sempre dal coro di Lubiara. Finita la Santa Messa saremo liberi tutti di cominciare la cosiddetta storia dei 100 passi con gusto. Quelli che hanno i biglietti, ci saranno i percorsi da fare un po' obbligati, cercheremo di distribuirci un po' piano piano per non essere tutti assieme nello stesso momento, in modo che dopo passeremo tutti questi 12-13 locali per concludere verso le 4 o giù di lì. Federica Bettinsoli è la maestra della scuola materna di San Colombano. Vediamo qui una nutritissima schiera di piccoli futuri alpini e alpine, naturalmente, immagino, no, questo no, però perché il senso della vostra presenza, come vi siete organizzati e che cosa farete nella giornata odierna che sta per cominciare? L'importanza è di avere i bambini che partecipano, anche per l'importanza degli alpini, che sono una figura importante anche per questo paese di alta montagna. E soprattutto noi ci siamo organizzati dove facciamo la nostra sfilata, accompagnati anche dalle mamme e dai genitori, e soprattutto diamo l'importanza anche per la bandiera italiana. Infatti i bambini hanno fatto le loro bandierine e le hanno appese fuori dagli cancelli della scuola. In particolare tenevo anche conto che i bambini durante l'anno hanno capito quali sono le differenze delle penne degli alpini, e soprattutto che gli alpini sono un gran numero di volontari che aiutano le persone in difficoltà. È stato difficile metterli assieme, convincerli loro e naturalmente i genitori a essere presenti, oppure hanno aderito con simpatia a questa iniziativa alpina? Quando sapevano che avevamo la sfilata hanno iniziato subito a chiedere cosa facciamo e dai addobbiamo, quindi lo sentivano proprio anche i bambini e soprattutto anche i genitori, cioè chiedevano quando era la partenza, quando come ci dovevamo vestire, quindi anche come dovevamo addobbare, quindi era molto molto sentita. Claudio, cosa ne dici di questa presenza di piccoli aderenti allo spirito alpino? Succede poche volte, siamo fortunati, dicevo prima che in Alta Valle Trompia già l'aria è meglio, però anche tutto l'andazzo della municipalizzazione, dell'adesione di tutta la popolazione, compresi i bambini, proprio
ovviamente con l'interessamento delle maestre, però la collaborazione fra alpini e bambini della scuola sono sempre stati al massimo qui a San Colombano, per cui queste cose qui sono nella normalità per tutti gli alpini, ma in particolarità a San Colombano è molto molto più sentita. Avete qualche altra iniziativa nel prossimo anno scolastico, qualche altra cosa? Vediamo, perché adesso è finito l'anno scolastico, quindi a settembre vediamo.
senza bandiera, c'è la bandiera, vai su. Dal libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai promesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà tutta la vita. Ascoltate, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazia per sempre. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo o nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla loro indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto. Colui che raccolse molto non abbandonò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Salvatore nostro Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?». Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede».
e non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme», e lo deridevano. Ma egli, cacciato tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Troppo della bontà del tempo, due brevi pensieri. Il primo lo prendiamo dalla pagina del Vangelo, dove ci vengono narrati questi due miracoli, uno contenuto nell'altro, perché si parla con la richiesta di uno, c'è il miracolo della donna che ha l'emorragia e poi si torna alla figlia del capo della sinagoga. Una costruzione anche abbastanza originale. Ci sono alcuni elementi che accomunano questi due miracoli. Il primo è che quelli che beneficiano dell'opera di Gesù sono due donne. La seconda, il numero: la ragazzina ha 12 anni, la donna è malata da 12 anni, ma soprattutto è la fede. Il padre va e Gesù esalta la sua fede, la donna è mossa dalla fede, che noi diremmo quasi rasenta la superstizione, perché dice: se tocco sarò guarita. Però anche Gesù loda la fede di questa donna. E qui quindi facciamo la prima considerazione. Tante volte, tutti noi almeno una volta l'abbiamo detto, se vedessi la tal cosa che io so io, che l'acqua va in su, allora crederei. Se vedessi un miracolo, crederei. La pagina del Vangelo ci dice esattamente il contrario, che non ci sono i miracoli e poi nasce la fede, ma prima c'è la fede e la fede permette di vedere i miracoli. E anche noi allora, non esiste il pistimetro che è il metodo per il termometro per misurare la febbre, ma per misurare la fede, ma anche noi dobbiamo imparare un po' più nella nostra vita, avere un po' più di fede. Se tutti imparassimo a avere un po' più di fede, ci sforzassimo di avere un po' più di fede, allora potremmo vedere anche tanti miracoli nella nostra vita di ogni giorno. Secondo pensiero lo facciamo a partire dalla festa degli Alpini di San Colombano di oggi, dei primi 100 anni. Io dico sempre: 100 anni sono tanti o pochi? Se lo chiediamo ai bambini là in fondo, un'esagerazione. Se lo chiediamo a uno della mia età, va bene. Sì, sono 100 anni. L'ho detto anche l'altra volta, se lo chiediamo a Litaro, se sono tanti 100 anni, dice: no, calma, non è che siano tanti 100 anni, sono una misura giusta, normale, tranquilla. E è interessante vedere qui sull'opuscolo che gli Alpini hanno fatto, dove parla dei soci fondatori del gruppo, dove ci sono i nomi e i cognomi e poi c'è lo scotto vicino. Questo per dire che è una cosa che è partita proprio da qui, e magari Cantoni Angelo, ce n'erano qui tre che si chiamavano Cantoni Angelo, allora c'è la necessità anche di scrivere tra parentesi a quale ramo appartiene. Però questo ci dice una cosa proprio radicata, nasce proprio da San Colombano. Queste persone, questi 2, 4, 6, 8 che sono i primi fondatori del gruppo,
è gente di qui, probabilmente avevano fatto tutto la prima guerra mondiale, sono tornati a casa e volevano mantenere saldi ancora i loro legami. Da poco era stata fondata l'Associazione Nazionale, la sede di Brescia aveva pochi anni e anche qui si decide che ci siano, che ci sia questo gruppo di alpini che tiene vivi i valori che sono propri del corpo. Questa cosa l'ho già detto anche l'altra volta quando abbiamo fatto la messa per inaugurare il centenario, no? Bisogna dire qualcosa che sia tipico degli alpini di San Colombano, perché quelli di Coglio dicono noi abbiamo fondato il primo gruppo all'estero, tanto per stare qui attorno. Quelli di Irma dicono noi abbiamo la casa dell'alpino. Quelli di Pezzoro dicono ma noi abbiamo avuto qualcuno che ha allenato appartenenti alla famiglia reale nel gruppo di sci. Quelli di Tavernola dicono ma noi per un periodo abbiamo dato alla sede di Brescia il presidente sezionale, il cappellano delle truppe alpine. Quelli di Coglio hanno l'unico, di San Colombano, scusa Alberto, hanno all'interno di tutti gli 8.000 gruppi dell'associazione l'unico miracolato, che è quel signore là che 70 anni fa è sopravvissuto alla tragedia del Gavia. Quindi una cosa unica hanno, l'unico miracolato. E tra una ventina di giorni, mi pare sia il 20, ricorderemo anche questa tragedia. Cosa hanno fatto gli alpini di San Colombano? Se leggiamo la paginetta che c'è sul libro della sezione, non hanno fatto cose straordinarie, non hanno scavato gallerie, non hanno costruito ponti, però hanno fatto bene quello che dovevano fare, a vantaggio della parrocchia, a vantaggio dell'oratorio, a vantaggio dell'amministrazione comunale. E di questi li ringraziamo e li auguriamo almeno ancora altri 100 anni. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore, per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle nostre diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia.
La sezione di Verona presente. Sezione Montesuello. Sezione di Alessandria. Sezione di Mantova e Cremona. La sezione di Bergamo che doveva venire e purtroppo non ha potuto. E la nostra sezione di Brescia che è stata veramente, ci ha proprio assistito tutti. Grazie al nostro cappellano, colonnello degli Alpini, Don Lorenzo Cottali, grazie a lui. Vogliamo ringraziare anche, ho visto la presenza, poi ci saranno gli altri pronti a fare il ringraziamento. Comunque ho visto qualcuno che non pensavamo, il nostro assessore al Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, e il maresciallo della Finanza, che noi non so quanti binari ha, comunque l'abbiamo previsto. Gli altri ringraziamo dopo. Quindi, grazie. Ora il capogruppo vi dà il saluto. Mi chiamo capogruppo di Lubiara assieme, perché la coppia è San Colombano-Lubiara. Grazie. Ho scritto due righe perché oggi l'emozione è tanta, quindi non volevo fare qualche gap qua davanti a tutti i miei amici e i miei compaesani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per la partecipazione al nostro centenario. Ringrazio tutte le istituzioni e le associazioni civili in armi. Ringrazio il clero, ma soprattutto ringrazio i miei alpini che mi hanno dato questo privilegio di essere alla guida del gruppo a un traguardo così importante. In questa occasione ringrazio ufficialmente il nostro segretario Giorgio Rambaldini, perché è un pilastro da anni nel nostro gruppo e i capogruppo passano, ma lui è sempre lì e ci guida, e anche oggi penso che lui ne abbia fatta di cose per far andare bene tutti, anche se qualche volta ci tiriamo le coperte, però c'è sempre. Ringrazio la nostra madrina Tavelli Rosa, che dal Maniva il dosso alto ci osserva e ci guida sempre. Ringrazio i nostri gemelli di Lubiara, che loro sono qua e ormai è 30 anni in questi giorni di gemellaggio. In un'occasione un po' triste loro ci hanno riconosciuto con un grande monumento a una grande persona che oggi è qua, perché si vede, guardate il cielo e lui è qua, è Don Giovita Casali. Ringrazio tutti i sostenitori che ci hanno permesso di realizzare nel migliore dei modi il nostro centenario. Ringrazio tutti i bambini presenti, le maestre, i genitori, le mamme che hanno creduto nei valori alpini, che sono quei valori che in questo momento servono. Adesso ringrazio un pezzo del mio cuore. Ringrazio i miei ragazzi. I miei ragazzi che non sono alpini, ma quando li ho chiamati in causa loro hanno detto presente. E oggi, se tutti avete parcheggiato le macchine, se siete qua seduti, se c'è stato un servizio equo per la nostra festa, è merito a loro. Partono dai 16 anni e arrivano ai 30. Non c'è San Colombano, Coglio, Memmo, sono della comunità di Coglio. Ringrazio tutta la comunità, tutte le donne, tutto il mio paese, perché come avete visto è stato imbandierato come una nazionale e qua non c'è niente da dire, perché tutti ci hanno fatto i complimenti per questo. Siamo un paese in festa per gli alpini. Bravo. Grazie, grazie di cuore.
Viva l'Italia e viva gli alpini! Ringrazio ancora, anch'io ringrazio tutti, perché qui ho imparato a vivere l'amicizia, il rispetto della gente, che non è da sempre, è una cosa che ormai tende a mancare, però qui ho imparato il rispetto e vi ringrazio ancora tutti. Non sono uno che parla tanto, però grazie di cuore, San Colombani. Ora invitiamo il signor sindaco che darà il saluto per tutti. Grazie. Grazie Silvio e buongiorno a tutti. È con l'orgoglio di rappresentare l'intera comunità Cogliense in una circostanza così importante, ma anche con sincera emozione, con le lacrime agli occhi, in questo nugolo di cappelli alpini che oggi porgo il saluto dell'amministrazione comunale e il benvenuto alle autorità militari e civili, religiose presenti, alla madrina degli alpini, la cara zia Rosa, alle sezioni partecipanti, ai gruppi, ai collaboratori, ma i complimenti al capogruppo Cantoni Alberto e ai suoi alpini. Ho avuto la fortuna di festeggiare con voi l'80esimo. Essere qua oggi costituisce un onore e un privilegio di cui, come sindaco, vi sono riconoscente. Un compleanno speciale oggi, un traguardo importante, 1924-2024. 100 anni di storia, tradizione, amore per la montagna, senso del dovere e altruismo. Insomma, un secolo al servizio del paese e della comunità, che rappresenta anche il forte legame di tutti noi con la famiglia alpina. Perché non esiste famiglia che non abbia in casa un cappello alpino, che ne testimoni la vicinanza e l'appartenenza. La celebrazione di ieri, ricordo dei fondatori, è stato un momento toccante. Ritirare la pergamena e il crest in ricordo del mio caro bisnonno, riflessivo nell'immaginare i sacrifici e i valori che questi uomini con la lettera maiuscola, poiché giovanissimi, hanno sofferto per quei valori che oggi con coraggio e determinazione voi portate avanti. Amicizia, diceva il capogruppo di Lubiara, è uno dei valori che voi alpini avete voluto insegnarci e lo testimonia oggi la piazza, ma anche la presenza proprio degli amici di Lubiara, coi quali festeggiamo il 30° anniversario di gemellaggio. Nell'attesa di questo giorno mi sono domandata spesso quali fossero le parole giuste per rendere omaggio ai valori di cui vi fate interpreti quotidianamente con il vostro spirito di servizio nei confronti della collettività, portandovi sempre in prima linea laddove vi sia bisogno di aiuto. Ho scelto allora di parlarvi con il cuore, per restituirvi il calore che avete regalato in questi giorni di preparativi, nella vostra straordinaria capacità di coinvolgimento dell'intera comunità, nell'esposizione gioiosa e festante del tricolore, che fa capolino dalle nostre finestre. Non c'è casa che non abbia esposto il tricolore. Del lavoro certosino e prezioso delle vostre donne che hanno vestito a festa le nostre strade, le nostre piazze, dal restauro della Santella della Madonnina al costante ricordo del nostro caro amato Don Giovitta, dell'amore e la cura di tutto ciò che ci circonda, il vostro ruolo prezioso è il pilastro semplice e forte di una quotidianità silenziosa, senza applausi. Grazie alpini, grazie alle vostre mogli che senza far rumore curate gli spazi verdi e le balconate di fiori come omaggio al vostro paese. Bravi alpini, questo è essere comunità. Siete l'emblema di un vero e proprio passaggio di testimone, custodi nell'aiutarci come amministratori e cittadini a costruire un futuro di responsabilità che non vi fa mai arretrare di fronte al dovere e alle sfide, portate avanti con determinazione, competenza e passione.
La presenza di questi meravigliosi bambini ne è la conferma. Grazie anche per le belle coccarde che ci avete donato. Grazie mamme, grazie agli insegnanti. Del resto la penna nera che adorna il vostro cappello è un'icona che racconta l'altissimo sacrificio del corpo degli alpini, dalle missioni di pace al lavoro infaticabile che nel tempo vi ha condotto tra la gente, al fianco di chi ha perso ciò che aveva di più caro. Come ripetete spesso con un entusiasmo che non si affievolisce, ma lascia intendere il vostro essere parte di un'unica famiglia, una grande famiglia. E voi dite, una volta indossato il cappello si è alpini per sempre. E oggi vogliamo essere alpini anche noi con voi. A nome dell'amministrazione, tanti auguri per questi primi meravigliosi 100 anni. Spero di rivedermi non fra 100, ma almeno altri 120. Ora invitiamo a dire due parole il presidente della Comunità Montana, Giraudini. Ma che dire, io mi associo al bellissimo discorso che ha fatto Mirella, la collega sindaca, molto fatto a braccio, ma soprattutto credo fatto sul cuore, col cuore. È impossibile non parlare col cuore quando si ha davanti le penne nere e gli alpini. Io ricordavo spesso mio nonno, artigliere da montagna, ma alpino ovviamente, che mi diceva delle tante cose fatte che possono fare in tempi di pace hanno fatto gli alpini, ed ero abbastanza così perplesso essendo piccolo, no? Poi crescendo mi sono reso conto che quelle famose parole dettomi magari la sera prima di addormentarmi erano parole col cuore, come solo gli alpini sanno fare. Devo anche dire, però permettete, risottolineare che io mi piace molto, lo dico, seguire questi momenti aggregativi non solo istituzionalmente, anche perché è una cosa che apprezzo molto a prescindere dell'arma, in particolare degli alpini in questo contesto. Devo dire che mai ho visto una realtà, una comunità come San Colombano, e vi chiedo veramente un applauso per la gente di San Colombano per quello che mi ha fatto vedere, una cosa unica, veramente vi metto sull'attenti e la mano sul cuore e dirvi siete stati fantastici. Ne vedo tanto di sfilate, anche importanti, anche nazionali, Milano, dove vado volentieri, il Friuli, via dicendo, ma una, forse anche merito non tutto delle gente di San Colombano, ci ha messo un po' del suo anche il Padre Eterno, facendovi uno scenario talmente bello e affascinante, turisticamente eccezionale, da rilanciare con questi prodotti importanti, Silvio ne sa qualcosa, che rilanciano sicuramente le comunità, riappropriano lo spazio diversamente abbandonato delle nostre zone montuose e soprattutto grazie attraverso le manifestazioni come quelle di oggi il piacere di appartenere a questo territorio, e chi più dell'alpino non gode non a questa specie di paradiso terrestre che è in questo caso Colio, che sono le nostre Alpi, le Dolomiti, insomma l'Appennino, tutte le zone montuose. Devo dire che nella concentrazione logistica spaziale del nostro San Colombano avete dato veramente una chicca, una dimostrazione eccezionale di come si può essere comunità, si può essere intensamente ricca di valori e di affetti incredibili. Mi associo, vi porto il saluto di tutti e 18 i sindaci che ho l'onore di rappresentare. Sappiate che la comunità montana nel limite del possibile c'è. Vedo qua in parte alcuni danni causati in maniera atmosferica, bostico e quant'altro, mi diceva il mio amico sindaco di Irma prima, ma Mirella stessa, siamo solo all'inizio di un grosso lavoro di recupero. Credo che si debba fare per coscienza, per affetto, per cuore, dobbiamo rimettere in ordine le cose come erano, perché ci appartengono, perché i posteri, gente dopo di noi, dovrà godere delle cose che il Padre Eterno e gli uomini hanno messo insieme. Viva l'Italia e viva gli alpini. Ora invitiamo a dire due parole anche il rappresentante della Regione Lombardia, Massari. Grazie, grazie. Io sono Massardi, ecco, per precisarlo. Ma chi vive a Coglio lo sa, perché posso dirlo e anche ringraziare pubblicamente. Un anno fa sono stato il più votato nella storia di Coglio, io vengo dalla Valsabbia, per cui grazie davvero di cuore per quello che mi avete dato. Ah, devo stare attento perché io... Ora grazie di cuore per avermi adottato, Alberto. Io, tu sai che sono uscito
da un periodo di convalescenza importante. Un mese fa ho subito un intervento chirurgico dove mi hanno asportato l'intero intestino, quindi una cosa da tutti i giorni. Però sono qua, mi dicono che ho anche la bella cera. Grazie. Non so se me lo dicono per tirarmi su di morale o me lo dite perché veramente ho un aspetto decente, però io mi sento bene e quindi oggi sono qui con grande gioia a portare i miei saluti personali ai tuoi alpini, alla comunità di Coglio e i saluti anche, diciamo, dell'ente che ho l'onore di rappresentare, Regione Lombardia. Perché gli alpini, i lombardi devono tanto agli alpini. Ricordo solo il periodo del Covid. In una settimana è stato montato un ospedale da campo che ha salvato migliaia di persone. Posso dire solo alcuni numeri che mi ricordo della capacità organizzativa degli alpini, e hanno partecipato tutti gli alpini lombardi, sono sicuro anche gli alpini di San Colombano. 13 km di battiscopa posizionati in un giorno, 13 km di battiscopa nell'ospedale da campo, 3.000 metri quadrati di mani di pittura di bianco in 26 ore. Questi sono gli alpini e devono veramente essere onorati i lombardi di avere gente come voi che con il sacrificio e con le solidarietà. Parlava il Don nell'omelia, due parole chiave: il radicamento e la solidarietà. Questi sono gli alpini. Io ho avuto il privilegio di fare il militare nella fanfara della Brigata Alpina Tridentina, uno degli ultimi purtroppo che hanno avuto questo privilegio, lo dico sempre, speriamo che i nostri governanti romani ripristinino il servizio di leva. So che mi tiro addosso magari un po' di insulti da parte di qualche mamma, ma la formazione che viene data dal servizio di leva è unica e irripetibile. Ne sono convinto, ne sono orgoglioso di averne fatto parte. Viva gli alpini, viva San Colombano, grazie di cuore. Graduato aiutante Daniele Cappelletti del 6° Reggimento Alpini. Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo anche perché dopo queste parole, questi discorsi non è facile parlare. Io porto i saluti e i ringraziamenti da parte del 6° Reggimento Alpini, del quale faccio parte, e del comandante di reggimento colonnello Davers. Siamo orgogliosi di essere qua oggi con voi, e è arrivato anche il sole. Una manifestazione bellissima che fino a, e anche penso fino a stasera riuscirà benissimo, come si sta comportando appunto, come tutti voi. E un piccolo pensiero personale: questa mattina prima della cerimonia ho avuto l'onore e la fortuna di scambiare due parole con Italo, e devo dire che sono rimasto molto colpito dalle sue parole. È una persona di profondi valori, questa parola molto importante che è stata detta anche prima. Il mio consiglio è quello di portare avanti questi valori ai ragazzi che ho visto numerosi, e ragazze applaudire questa mattina durante la nostra sfilata, perché senza questi valori anche loro avranno più difficoltà ad andare avanti, ma con un gruppo come il nostro di alpini è molto più semplice. Quindi vi ringrazio ancora e buon proseguimento a tutti. Grazie. Ora tocca al nostro presidente sezionale dell'ANA di Brescia. Allora, buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose e a tutti i presenti. Non ho scritto niente, vi faccio un breve discorso col cuore perché la voce mi sta un po' abbandonando. Gli alpini nascono in montagna, nascono in paesi come questi, dove noi nasciamo, viviamo e abbiamo il connubio di vita con le montagne. Qualcuno ha pensato che chi è nato in montagna difendeva al meglio le montagne. Chiaramente è abituato a vivere, è abituato a sacrificarsi, sono abituati a faticare, siamo abituati a salire, ma c'era un piccolo
il passaggio psicologico. È chiaro che le montagne confinavano e quindi psicologicamente noi eravamo i più adatti a difendere le montagne, le nostre case, le nostre famiglie, le nostre spose. Questo è il concetto di base che ha fatto nascere gli alpini. Una volta nati gli alpini, cosa è successo? Ci siamo allargati in tanti altri posti, ma abbiamo sempre con noi nel cuore l'alpinità. Questo è il concetto che ci guida sempre. La parola alpinità, in cui all'interno si aprono tre filoni. Il primo, onorare i nostri caduti. Ma che paese siamo se non ricordiamo i nostri caduti? Ma che gente se non ricordiamo chi si è sacrificato per noi? Chi ci consente questa libertà di oggi? Se non sapremo le nostre radici, saremo un pugno di sabbia nel deserto. Ma noi sappiamo bene e le trasmettiamo queste radici. Il secondo posto è stare vicino alla nostra gente. Ma la nostra gente, quando è in difficoltà, quando arrivano le alluvioni, quando arrivano i disastri, non devono chiedere. Noi ci siamo. E ci siamo gratuitamente, con la parola che io uso, non... Io uso la parola carità, la cui essenza significa donare il proprio tempo della tua vita in libertà e gratuitamente. Questo è quello che fanno gli alpini. La terza cosa, e poi chiudo perché la voce non mi regge, sono per loro, per quei ragazzi lì. Noi dobbiamo, con i nostri pensieri, con i nostri valori, aprirsi a loro affinché anche loro possano un domani creare un'Italia migliore. Sono loro, con il nostro zaino di valori, sono loro il nostro domani. Dobbiamo aprirci, dobbiamo diventare inclusivi, dobbiamo diventare una testuggine tutti insieme, perché tutti insieme non temiamo niente. Sul DOS di Trento c'è scritto: per gli alpini nulla è impossibile se saremo uniti e se saremo tutti insieme. Viva gli alpini, viva l'Italia! Ora abbiamo ancora un momento che dobbiamo fare un po' di scambio di doni e quindi vi tratteniamo ancora per poco. Allora, invitiamo il gruppo di Rubiara. E ci scambiamo il nostro capogruppo con... Vuole scambiare col gruppo di Rubiara una targa di ricordo. E Rubiara, loro vengono dalla zona Marmorea, dove hanno questo bel marmo e ci hanno fatto il regalo di questo che appenderemo fuori dalla nostra sede all'entrata. Quindi grazie a Rubiara, grazie alla nostra amicizia che con loro è da 30 anni, quindi abbiamo 130 anni perché abbiamo la loro esperienza di 30 anni più la 100 la nostra e via. Ora vogliamo consegnare un grest al gruppo di Lanzada Sondrio. Purtroppo non è potuto venire. Questo l'abbiamo fatto perché i nostri alpini si incontrano sempre con il sodalizio che si è instaurato a ricordo della tragedia di Shenzhen 1917, dove persero la vita 24 alpini, tra cui il nostro Rambaldini Antonio Di Tomas. E qui tutti gli anni fanno la ricorrenza, i nostri vanno perché c'è da fare una bella camminata di 3 o 4 ore e poi c'è chi va in elicottero, come il nostro Mario va in elicottero lui, quindi è uno che spende. Però con questi facciamo sempre, sarà per la prossima volta. Vogliamo consegnare una targa al nostro Dalai di Italo in occasione del 70° anniversario della tragedia del Passo Gavia, 20 luglio 1954. E assieme vogliamo il rappresentante dell'esercito del Sesto Alpini. Per me sarebbe stato un sergente maggiore. Adesso hanno cambiato un po' questi gradi.
E allora per noi sarebbe un sergente maggiore, o sbaglio? Aspirante sergente, aspirante maresciallo. Questo ha fatto parte, questo succede perché il nostro Ito allora era un boccio del battaglione Bolzano. Qui la sezione di Brescia che consegna dei libri. 100 anni di storia di Brescia. Bene, grazie. Vogliamo consegnare con stima e riconoscenza già presidente ANA di Brescia Turrini Giambattista, che ci ha guidato fino a poco tempo fa. Siamo il gruppo. Ecco, andiamo a fare corso. Grazie Giambattista. Grazie. E poi a un amico di nostro riferimento che da decenni ci ha guidato anche lui da presidente dell'ANA, però ci seguiva anche prima, è nato con noi come zona, Davide Forlani. Consegniamo un Grest ad un amico con stima e riconoscenza, che è il nostro responsabile di zona dell'ANA di Brescia, rappresentante del comune di Coglio e del gruppo di Coglio, Fabio Lazzari, che ora sarà il nostro assistente. Perché sai, i rappresentanti di zona sono come gli assistenti spirituali, cercano di capire un po' tutto come va la faccenda, poi ci indicano, ci danno... Consegniamo un Grest al nostro gruppo gemello Alpini di Coglio. Vedete che bello avere due gruppi nello stesso comune, vuol dire fare due feste, vuol dire fare due centenari. Abbiamo... Fallo vedere quanto è. Allora dobbiamo aprirlo. No, non voglio aprirlo. Un secondo, perché Michele... Aspetta. Sempre qua... Michele fa sempre qualche sorpresa. Leggiamo cosa c'è scritto. Ai nostri fratelli alpini di San Colombano, in ricostro del vostro importante e prestigioso centesimo anniversario, con stima e riconoscenza, gli alpini di Coglio Valtrompia. Grazie. Qui ci hanno rappresentato la chiesetta al Maniva. Non c'era, diciamo, cosa migliore da poter dare al gruppo di San Colombano, che voglio un grande applauso al suo capogruppo, perché era un po' titubante, ma gli ho sempre detto: Alberto, vai, perché sei molto bravo. E Alberto è molto bravo. E il quadro rappresenta la chiesetta del Maniva, in cui il gruppo di San Colombano è custode. Non c'era modo migliore, insomma.
Allora consegniamo un Grest al comandante della stazione dei carabinieri di Coglio, maresciallo Migliaccio Giuseppe, reduce da un matrimonio che ho sentito favoloso, ormai è intrappolato anche lui. E consegna anche al maresciallo il libro della sezione di Brescia. Un Grest, ti ricordo, al nostro consigliere regionale Floriano Massardi. E anche il libro della sezione di Brescia. Consegniamo un Grest alla comunità montana della Valtrompia per il patrocinio e sostegno che ci ha dato. Grazie. E il libro della sezione di Brescia. Grazie. Consegniamo un Grest alla nostra rappresentante della Proloco di Coglio per la fattiva collaborazione, la presidente Rosaria Paterlini. Un grande applauso che ci ha aiutato tantissimo. E anche la sezione gli dà un libro. Alberto, il grazie ti è arrivato oggi dalla tua gente, quello che tu hai voluto. La gente è unita quando qualcuno si muove e la traina. San Colombano, avete la fortuna di avere un grande capogruppo, cercate di stargli vicino. Grazie, grazie, grazie. Vogliamo donare un Grest al CAI di Coglio, perché in tutte le nostre manifestazioni ci assiste anche nella chiamiamola Marina Tavelli, presidente è sempre Fabio Lazzari, ma la Marina adesso è un cavallo di battaglia. Consegna anche, grazie mille. La Protezione Civile di Coglio col suo presidente Aurelio Lazzari, che magari starà lavorando, perché Protezione Civile non ha comunque un rappresentante della Protezione Civile. Ecco qua, Roberto, ecco, Protezione Civile. Ora diamo il maresciallo della finanza. Siamo il presidente della comunità. Vogliamo tornare in Grest per la loro presenza. E il libro della sezione di Brescia. Noi l'avremmo chiamato con due binari. L'avremmo preferito col cappello. Il cappello da cappello alpino della finanza, che sicuramente ce l'ha a casa. Siamo un sindaco anche. No, allora sentiamo anche Alessandro. Riccardo Gian, allora prima Alessandro. Vogliamo rappresentante del comune di Brescia, Alessandro Cantoni.
che ci sta facendo fare bella figura, penso a Brescia proprio, partendo dal papà, lui si sono sempre prestati per il comune di Brescia. Bene, sì. Buongiorno a tutti, per me è davvero un orgoglio e un'emozione essere qua, perché qui ho le mie origini, ho degli amici stupendi e quello che si è detto oggi sono parole importanti. Se vogliamo riassumerle in una frase, è proprio vero che la generosità è il miglior vestito che l'intelligenza umana possa indossare, e gli alpini sono persone straordinarie. Bravi, viva l'Italia, viva la valle, viva gli alpini! Ora vogliamo chiudere col nostro sindaco, gli diamo un grest per lei e il libro della sezione. Dica la cosa, ma il sindaco. Anche il presidente. Bene, grazie. La nostra madrina Rosa. Prenderà al dosso alto. Grazie. E ora per chiudere abbiamo Don Lorenzo. Don Lorenzo, un grest. Ricordo, ce l'ha già, bene. Diamo un libro della sezione di Brescia. Grazie Don Lorenzo. E per chiudere abbiamo il nostro, diciamo, aiutante invisibile, che è Daniele Nicolini, rappresentante della sezione di Brescia. Ringraziamo la banda che ha suonato sempre squisitamente. Per il capogruppo, la sezione di Brescia dona questo libro che sicuramente sarà la storia degli alpini. Bene, grazie a tutti, grazie della festa che è riuscita perché c'eravate, grazie mille a tutti. Ora la banda farà una suonatina di congedo. Bene, grazie e buona giornata, buon pranzo, buon percorso per chi lo fa, altrimenti ci sono i ristoranti che sono ben disponibili ad aspettarvi. Grazie a tutti. Siamo appena usciti dal ristorante a pattinaggio, dove abbiamo cominciato il giro dei 100 passi con gusto offerti dalla Proloco e dagli alpini di San Colombano. Come primo acquisto siamo veramente contenti e gustosi per quello che abbiamo bevuto e consumato. Noi dobbiamo ricordare ancora una volta i 100 anni del gruppo di San Colombano, organizzato benissimo, con tantissime bandiere e con un capogruppo eccelso che ha voluto coinvolgere anche i bambini di scuola, anche se hanno già finito le scuole, ma genitori, maestre e bambini hanno voluto essere presenti a questa manifestazione, e così pure anche quel gruppo di giovani e ragazzi che hanno aiutato per la preparazione e per lo svolgimento al massimo di questo centenario.
100 passi di gusto, seconda tappa, siamo al ristorante Nani, dove andiamo a degustare un primo piatto di lasagne. Davide Forlani, past president emerito ma sostanziale della sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Alpini, hai 100 passi di gusto per quel che riguarda i 100 anni di fondazione del gruppo di San Colombano. Hai degustato un piatto di lasagna, mi pare ora? Già appena terminato. Appena terminato. Come va la giornata? Alpini e 100 passi di gusto? Allora, penso che non ci siano aggettivi ulteriori da aggiungere a quanto hanno già detto le autorità intervenute. È stata una delle più belle manifestazioni di gruppo degli ultimi anni, si può dire, sia per quanto riguarda la partecipazione della gente, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione. Il capogruppo di San Colombano è un giovane e ha avuto il coraggio di introdurre alcune novità, tra le quali quella appunto di 100 passi con gusto. Di conseguenza davvero a loro e ai loro collaboratori i complimenti più vivi, più sentiti per questa bellissima manifestazione, ben riuscita. Ci rincontriamo lungo il percorso. D'accordo. Cento passi di gusto al ristorante Scaletta, primo piatto, golosità dell'Alpino. Claudio, cos'è sta golosità dell'Alpino? Sono andato a informarmi perché sembrava una cosa un po' strana, sembrava una cosa multipla, invece sono pennette al bagos, che è una goduria per gli alpini. E che è uno dei piatti per i quali il ristorante La Scaletta è decisamente famoso e quindi è diventata una golosità dell'Alpino. Una golosità dell'Alpino per l'occasione dei 100 anni degli Alpini di San Colombano. Allora andiamo ad assaggiare. Andiamo proprio ad assaggiare. Sono veramente buone, si sente proprio il tocco del bagos, sono meravigliose, è una specialità di questo ristorante La Scaletta. Il segreto delle penne al bagos? Al di là del gusto del bagos è la nostra capacità di cucinare queste magnifiche pennette. Ci aspettiamo ad assaggiarle. Cento passi di gusto a San Colombano, gironzolata gastronomica, domenica 30 giugno, in corrispondenza dei 100 anni alpini del gruppo San Colombano. Qui al ristorante Bianchi il secondo piatto è un salmì di cervo con polenta. Andiamo ad assaggiare. Il nostro Claudio, da consulente tecnico scientifico degli alpini, diventa anche un buon gustaio. Quindi com'è questo salmì di cervo con polenta al ristorante Bianchi? È un ottimo piatto, non me l'aspettavo neanche. Comunque anche qui al Bianchi possiamo dire che ci troviamo tutti bene e ho sentito anche fuori che sono tutti contenti. Buone porzioni e ottimo e abbondante. Ma gli alpini mangiano col cappello oppure se lo tolgono? Di solito gli alpini tolgono il cappello al chiuso, ma siccome veniamo da fuori non l'ho ancora tolto. Ma è perché
bisogna togliersi o tenere il cappello in base alla bontà del piatto. Quindi qui si tiene il cappello per dimostrare la bontà del piatto. Bene, bene, proprio così. Sapori della valle, tappa di 100 passi di gusto, gironzolata enogastronomica. Qui andiamo a degustare per l'occasione dei 100 anni alpini del gruppo San Colombano, degustiamo un sicuramente gradevolissimo formaggio fuso. Presidente sezionale della sezione di Brescia degli Alpini qui a San Colombano per le celebrazioni del gruppo Alpini San Colombano. Abbiamo assistito alla prima parte della mattinata, alla parte diciamo ufficiale con i discorsi ufficiali, la sfilata e quant'altro. Ora stiamo facendo i 100 passi di gusto. Sì. Com'è la situazione da questo punto di vista, dei 100 passi di gusto per ora? Ma direi che la situazione è perfettamente sotto controllo. Un grande ringraziamento agli alpini di San Colombano perché hanno creato questa novità, che è una novità che ci fa stare insieme, che ci fa cantare, che ci fa vivere nel vero spirito alpino assieme alle nostre comunità per un domani migliore per tutti. E al di là di questa piacevolezza giornaliera, la giornata è importante, abbiamo sentito il discorso e i saluti, però vogliamo rimarcare l'importanza che i gruppi della sezione, ma i gruppi alpini in genere, ricordino bene il loro passato.
In primis bisogna ricordare i nostri caduti, che sono l'essenza del nostro vivere, perché una nazione senza radici, senza passato, è un pugno di sabbia nel deserto. Una volta fatto questo, bisogna stare vicino alla nostra gente, perché purtroppo le alluvioni, le catastrofi succedono, e allora noi vogliamo essere vicini nella maniera più gratuita possibile, per far sì che la nostra gente, la nostra comunità sappia che possono sempre contare su di noi. Siamo pronti. Presidente, essendo io un alpino, mi viene da chiedere come va la sezione alpini di Brescia, quali sono stati e quali sono i primi o comunque gli appuntamenti correnti, ma gli impegni correnti della sezione. Allora, gli impegni della sezione di Brescia sono molteplici. Il primo impegno che ho voluto fare, ho voluto dare una grande svolta a Irma, perché Irma rappresenta i ragazzi e i ragazzi rappresentano il nostro domani. Irma è stata rinnovata completamente, dalle fondamenta al tetto, e poi partiremo con altre importanti motivazioni per far sì che i giovani comincino a condividere e a masticare i nostri valori, per un messaggio di inclusione, di stare insieme tutti, e allora potremo battere quella scritta sul DOS di Trento che c'è scritto: per gli alpini nulla è impossibile, ma se saremo uniti, se saremo insieme, vinceremo ancora una volta. Buona, come dire, gironzolata enogastronomica. Grazie a lei. E se ci incrociamo verso la fine, là dalla dolce pausa, magari un brindisi corale lo faremo. Sarà d'obbligo. Salve a tutti, siamo la Fisarmonica delle Alpi, è un gruppo nato per cercare di riportare ancora le vecchie tradizioni, al quale noi abbiamo la sede in Valtellina, però i fisarmonicisti vengono dal Piemonte, dal Trentino, dal Friuli e dalla Svizzera. Ultimamente siamo diventati un'associazione italo-svizzera, quindi qui ci sono dei componenti, alcuni fisarmonicisti che vengono, lui viene dal Friuli, lui è di qua di Brescia, abbiamo dalla Svizzera, da Domodossola, lui è di Bagolino, Lago d'Iseo e sempre Domodossola. Quindi ringraziamo questo gruppo alpini di San Colombano, ringraziamo l'associazione di averci invitato. Grazie mille, un saluto e un abbraccio a tutti. Nel mese di agosto, siccome l'anno scorso abbiamo fatto Bellinzona 2023, che è un raccolto di canto popolare, e ci hanno selezionato per Ginevra al Festival Mondiale del Canto Popolare, siamo ospiti generali di questo festival. Quindi poi abbiamo ogni weekend siamo sempre fuori, perché sia gli enti o i ristoratori o i privati ci chiamano per cercare di allietare la serata. Questa canzone la dedichiamo Più Valli TV, canale 83. La la la.
100 passi di gusto, siamo al ristorante Belvedere, la situazione è sempre più interessante. È un secondo piatto, salame con panna e polenta. Allora, a che punto siamo con la possibilità di degustare? Siamo una possibilità a media pancia, perché qui ogni volta che ci si ferma si mangia troppo. Questi signori di San Colombano hanno voluto dare di tutto e di più agli alpini che sono qui per il centenario del gruppo degli alpini. Adesso proveremo ad assaggiare anche questo, penso non sarà l'ultima, un po' per parte, però gusteremo tutto. Ma facciamo un piccolo sforzo, certo. In nome delle penne nere, noi vedo stanno degustando bene anche gli oltre 450 coupon venduti, sì. Per cui c'è un po' di affollamento, sì, significa sì, che la cosa è molto interessante. Vedo che c'è la coda dappertutto, vuol dire che tutti hanno gradito, per cui andiamo avanti anche adesso. Tappa enogastronomica, 100 passi di gusto, Albergo Ristorante Stella, abbiamo degustato un'ottima polenta taragna. Cosa ne dice il nostro consulente Claudio Turati, che ormai è diventato un consulente enogastronomico? Veramente buona, anche abbondante se vogliamo. Purtroppo bisogna fare la fila dappertutto qua. E bisogna pazientare perché siamo in troppi, siamo tantissimi. Tutti che hanno voluto provare questo sistema hanno voluto venire a trovare gli alpini di San Colombano con i 100 anni di manifestazione, dove la Proloco ha voluto inserire anche questo sistema, un sistema ottimo, però purtroppo bisogna pazientare con un po' di coda, un po' in tutti i locali abbiamo dovuto fare la coda, però valeva la pena perché è tutto veramente buono, veramente meraviglioso. Certo, purtroppo per chi fa la coda, ma vedo che tra una musica, una canzone e l'altra, nessuno naturalmente si è neanche lontanamente lamentato. Assolutamente nessuno, perché è valsa la pena di aspettare quel momento per tutti e poi si sono dispersi un po' in mille rivoli per poter cantare, trovare il posto per sedersi, fare conversazione con gente che magari non vedono tutti i giorni e così via. Questo è quello che vorrebbero, che vorremmo tutti i giorni anche a San Colombano. Tappa col formaggio nostrano Valtrompia DOP da Zanini, dai formaggi Tre Valli di Zanini. Ecco, come si poteva immaginare, come si passa tranquillamente in questa zona dal formaggio Bagos che abbiamo degustato con le pennette al ristorante La Scaletta, e adesso vediamo invece il gusto del nostrano Valtrompia DOP. Di sicuro però non mancherà di gusto, non vogliamo togliere niente al Bagos, però anche il nostro della Valle Trompia, poi curato come lo cura qui la ditta Zanini, credo che non ce ne siano tante. Hanno provato anche a sperimentare alcuni sistemi nuovi e sembra che vadano anche bene, e da come lavorano si vede che piace anche questo tipo di formaggio. Oltretutto, che non guasta, Silvio Zanini è un protagonista di questa giornata.
sicuramente Silvio Zanini, vecchio capogruppo e attualmente capogruppo onorario, ha gestito la manifestazione sia ieri che oggi in modo superbo. Silvio Zanini, uno dei protagonisti di questa giornata a San Colombano con gli alpini e in questo momento anche qui nella ditta, nell'azienda, protagonista anche di una tappa dei 100 passi di Gusto. Ma torniamo e cominciamo con gli alpini. La giornata ormai si va chiudendo, si hanno le idee chiare di come è andata sia ieri che oggi. Che cosa ne pensi del successo innegabile della vostra organizzazione e di una presenza così, direi, quasi incredibile o inaspettata di persone? Ho appena saputo che 450 tagliandi venduti, quindi corrispondono a 450 persone presenti più il resto. Bene, io devo dire, sono veramente orgoglioso del nostro gruppo, il gruppo che diventa sempre il gruppo storico dei 8, 10, 12 che partono e organizzano, e hanno fatto delle scelte che al momento sembravano difficili, magari non del tutto accettabili, però alla fine avevano ragione, e questo vuol dire avere un gruppo dirigente che sa quello che vuole ed ha scelto bene. La festa è andata bene grazie al tempo, in primis, perché ci ha dato proprio veramente una mano, sia ieri che oggi, ma poi alla determinazione che ci hanno messo tutti i nostri soci del gruppo, tutta la popolazione, perché ha aderito totalmente proprio, hanno aderito i giovani, e questo gruppo di giovani che stiamo trascinando verso le nostre idee degli alpini. Sono solo idee di pace, di voglia di fare, voglia di fare volontariato, voglia di vivere insieme, e questo è quello che si prefigge il nostro gruppo da adesso andare avanti, e da quel che ho sentito sono contentissimo. Giambattista Turrini, presidente emerito degli alpini della sezione di Brescia. E è una giornata splendida quella di oggi da ogni punto di vista, splendida per gli alpini tutti, per gli alpini di San Colombano che hanno celebrato il loro 100° anniversario della fondazione, splendida anche per la comunità di San Colombano, per i ristoratori di San Colombano e per i 100 passi di Gusto. Un commento a questa giornata cui stai dando il tuo prezioso contributo. Sì, devo dire che è una giornata veramente bellissima, organizzata molto bene dal gruppo Alpini di San Colombano. Devo dire che il gruppo si è impegnato molto per questo evento speciale, perché 100 anni si compiono una volta sola, ma da parte degli Alpini di San Colombano c'è stato veramente un grande impegno, ma soprattutto la voglia di coinvolgere tutta la popolazione della loro comunità. Sono stati molto bravi, perché sono riusciti a coinvolgere dai bambini fino ai più anziani. Basta guardarsi intorno, vedere come è imbandierato il paese. Questa idea poi di coinvolgere tutte le trattorie del paese in questo mangia e vai è stato veramente un grande successo, perché vediamo che tutti i partecipanti si sono scambiati
Le postazioni hanno consumato qualche cosa in tutte le varie osterie dove sono stati accolti benissimo. C'è stato questo contributo da parte dei fisarmonicisti che hanno rallegrato ancora di più questa giornata. Veramente, io devo dire che quest'anno, che abbiamo già celebrato alcuni centenari, non c'è paragone con gli altri. Non dovrei dire questo perché un presidente, anche se oggi sono presidente emerito, non dovrebbe fare differenze, però questa giornata di San Colombano è veramente un grande successo e lascia veramente in tutti noi un grande entusiasmo. Quindi complimenti ancora al gruppo di San Colombano, a tutti gli alpini e al loro capogruppo. Bene, è stata una straordinaria giornata in quel di Coglio, San Colombano in particolare, partendo con gli alpini che hanno festeggiato i 100 anni e ad oggi 100 passi di gusto, una oramai una tradizione. Io sono oramai un ospite fisso e ho avuto il piacere di degustare le prelibatezze offerte da tutti gli aderenti all'iniziativa. Qua al mio fianco c'è quella che definisco la Deus ex machina della manifestazione, perché oramai Rosaria è eccezionale da questo punto di vista. Quindi io, come sempre, porto i saluti di Regione Lombardia a questa bellissima iniziativa che rende orgoglio al nostro territorio, alla nostra provincia, alla nostra Val Trompia e alla nostra Lombardia. Quindi che dire, io tornerò sicuramente anche il prossimo anno se mi invitate, perché non posso mancare ad un appuntamento oramai che è diventata per me una tradizione, visto che io a Coglio posso dire di essere stato adottato, perché oramai mi vogliono talmente bene che qualunque iniziativa, qualunque manifestazione vengo coinvolto, e io con grande piacere, con grande soddisfazione vengo dalla mia Vaglio Terme in Val Sabbia all'amica confinante Val Trompia, alta Val Trompia. Grazie davvero e complimenti a tutti coloro che a qualunque titolo si sono dati da fare, dagli alpini a tutte le attività commerciali, non la Proloco eccetera, che hanno partecipato attivamente a questa bellissima riuscita della manifestazione. La dolce pausa, i cerchietti di Coglio e il caffè come finale di questo percorso enogastronomico, gironzolata enogastronomica, 100 passi di gusto in occasione dei 100 anni, i festeggiamenti dei 100 anni del gruppo Alpini di San Colombano. Invitata speciale, presenza speciale, fra le altre personalità presenti, la già apprezzata assessore al comune di Conceso, Erika Vaccari. E dunque, com'è la giornata? Qual è l'apprezzamento di questa giornata? L'apprezzamento verso questi alpini che così bene hanno organizzato e anche verso questo percorso enogastronomico. Ecco una sintesi della giornata. Giornata meravigliosa oggi, all'insegna davvero di un paese in festa con i suoi alpini. Abbiamo potuto apprezzare, oltre ai 100 passi con gusto, sicuramente la sfilata di questa mattina organizzata nei minimi dettagli e gli addobbi per tutto il paese, quindi davvero sentire il paese tutto attorno al suo gruppo di alpini. E mi permetterei un plauso speciale a tutti i volontari che hanno reso questa giornata davvero incantevole anche dal punto di vista organizzativo. E poi permettetemi di ringraziare il capogruppo che ha voluto la mia presenza oggi, indipendentemente dagli esiti delle elezioni precedenti, e quindi sono davvero contenta di aver potuto godere di questa giornata insieme agli alpini. Yeah.
Signore e signori, eccoci qui alla conclusione del nostro fantastico evento 100 passi di gusto in occasione del centenario degli Alpini di San Colombano. Siamo alla dolce pausa in occasione della tappa finale e sono circondata da esponenti particolarmente importanti, insomma, in merito proprio al corpo degli Alpini. Innanzitutto abbiamo il presidente emerito della sezione degli Alpini di Brescia, al quale lascio la parola e potrà esprimere, diciamo, le sue soddisfazioni. Penso di aver raccolto a sufficienza testimonianze per poter definire questa manifestazione in San Colombano una delle più belle, meglio riuscite, meglio organizzate degli ultimi anni. Questo va a merito sicuramente degli alpini locali che hanno saputo coinvolgere in maniera particolare la popolazione. E quello che ho sempre detto, che una manifestazione alpina risulta riuscita in proporzione, in diretta proporzione di quanto riesce a coinvolgere la popolazione locale, possiamo ben dire che oggi davvero per San Colombano e non solo per i suoi alpini ma per l'intera comunità è stata una giornata speciale che deve essere scritta negli annali. Ora lascio la parola invece alla presidente della Proloco di Coglio, Rosaria Paterlini, in quanto la Proloco assume un'importanza notevole anche insomma in occasione proprio del centenario degli alpini. Grazie, un onore per me poter collaborare con gli alpini di San Colombano. Poter collaborare con una persona che sa unire la testa al cuore, e sto parlando del capogruppo Alberto Cantoni, che ha saputo veramente unire la gente. Lui dall'inizio ha detto: devo lanciare un messaggio. Il messaggio penso che oggi sia stato colto da tutti, la risposta l'ha avuta oggi nella piazza di San Colombano, col numero affollato di persone, tantissimi gli alpini, tantissimi gagliardetti presenti, ma tantissime le persone che hanno voluto essere al suo fianco proprio per dirgli: grazie Alberto, continua così, saremo sempre al tuo fianco. E a questo punto lascio la parola a lui, Alberto Cantoni, capogruppo degli alpini di San Colombano. Grazie, io devo solo ringraziare tutta la gente che ci ha veramente aiutato, la gente che ci ha creduto nel nostro messaggio, che è un messaggio secondo me importante, l'essere, non l'apparire, il noi e non l'io, che queste cose sembrano banali, ma nella veramente adesso ai ragazzi serve questa situazione, servono questi valori per poter proseguire anche nella normalità, perché sembra che siano situazioni banali, come oggi, come diceva Davide, abbiamo organizzato bene, abbiamo fatto tutto bene, non possiamo lamentarci, è andato veramente tutto bene, ma è merito ai ragazzi di San Colombano, di Coglio, di Memmo, di tutto il comune, ragazzi che partono dai 16 anni e arrivano ai 25-26 anni, questa mattina hanno parcheggiato centinaia di macchine senza sbagliare una cosa, hanno svuotato la piazza a un comando, quindi i ragazzi vanno valorizzati. Passiamo questi valori, i valori alpini sono veramente importanti, importantissimi direi. Crediamoci, saremo veramente una comunità migliore se crediamo veramente negli alpini. Grazie di tutto e di cuore. Ora in rappresentanza del comune di Coglio lascio la parola al vice sindaco. Grazie, a nome dell'amministrazione voglio ringraziare tutti i presenti, soprattutto il capogruppo che è stato bravissimo a organizzare il centenario con la collaborazione di tutte le associazioni e soprattutto anche del comune che è sempre stato a suo fianco. Vedo che c'è stata sempre una buona partecipazione e tutto quanto. Io ringrazio tutti voi e grazie per la continuazione. Ed ora lascio la parola invece al nostro accompagnatore, consigliere della sezione degli Alpini di Brescia, Claudio Turatti. Una manifestazione di questo genere, io che ne giro parecchie essendo consigliere sezionale, dobbiamo dire che è una delle più riuscite. Giustamente, come dice il capogruppo, ha coinvolto tutta la cittadinanza, tutto il paese e tutto il comune più che solo il paese di San Colombano. Per cui con l'aiuto anche di qualche esterno è riuscito a concludere e a completare una manifestazione che noi da un po' di anni non vedevamo.
Insomma, oggi San Colombano si tinge dei colori della patria, si celebra un evento unico e raro, il centenario degli Alpini di San Colombano. È stata una giornata fantastica, ricca di festeggiamenti, accompagnata da una splendida manifestazione gastronomica all'insegna dei valori della libertà e della strenua resistenza nella difesa del nostro territorio. Quindi, che dire, signori, evviva gli Alpini, evviva San Colombano e la sua fantastica comunità.